Positivi. No, aspetta un attimo. Ci sono lati positivi. Ah, ecco. Primo, a Pasqua si sta a casa. Niente parenti. C'è già chi gioisce per il fatto che molti agnelli si salveranno. Io l'agnello a Pasqua non l'ho mai mangiato, fino a quest'anno. Mangia un agnello anche tu, salva un pastore sardo. Due, sono spariti i Novax. Sono arrivate le bimbe di Conte. Adesso i Novax stanno lavorando ad un vaccino, ma le loro basi scientifiche hanno più o meno sempre la stessa valenza. Ma basta iniettare dalla bocchina, sveglia, continuate a dare i soldi alle multinazionali. Il mio mestiere non ha più senso. Siete tutti a casa, 24 ore su 24 in rete. Pensi a una battuta? L'hanno già scritta in 2000. E poi, quando Pornhub offre i suoi server all'INPS, cosa cazzo ti vuoi inventare? E a proposito di Pornhub, grazie per averci dato l'accesso premium gratis. Ecco, però volevo chiedervi se me lo potete posticipare a fine emergenza, perché, cioè, non so se ve ne siete accorti, ma siamo a casa con moglie e figli. Non è che dopo cena mi posso alzare e dire: Orsù, ora papà va a farsi una bella pippa. Grazie. Ma poi fare il comico che senso ha? Senza pubblico, ci manca il pubblico. Ci proviamo a fare le dirette, anche collettive, sembrano delle riunioni degli alcolisti anonimi. Ciao, sono Daniele, non faccio ridere da 45 giorni. Ma torneremo! L'estate è vicina e le piazze si popoleranno di pubblico. Vecchi, ci saranno solo vecchi. Sì, ma li faremo morire dal ridere, si pisceranno addosso. Lo fanno già, senza bisogno del nostro aiuto. Abbiamo sviluppato un bisogno ossessivo di libertà e bellezza. E infatti diciamo in coro, basta con la TV spazzatura. Oltre 400.000 persone hanno firmato una petizione contro i programmi di Barbara D'Urso. Ma non potevano cambiare canale. E ora tutti e 400.000 guarderanno le trasmissioni di Barbara D'Urso per vedere se parlerà di loro e della loro petizione. Ma non vi è venuto in mente che la petizione potrebbe averla lanciata lei? Il cervello alla fine regge, tra bassi Moriremo tutti. e alti. Morirete tutti. Comunque regge, ne parlavo giusto ieri sera col barman che è apparso nel mio salotto. Ho imparato a fare il pane, la pizza, il pane, la focaccia, il pane, le brioche, il pane, la torta, il pane. Ma che ce farai con tutto sto pane? Grazie anche all'aiuto fondamentale della chat delle mamme, La prima regola della chat delle mamme è non parlare mai a nessuno della chat delle mamme. la scuola ha retto benissimo. Si va avanti sfruttando la tecnologia. Test, esercizi, compiti in classe, interrogazioni, tutto via computer, confidando ovviamente nell'onestà di alunni e genitori. Sì, insomma, stiamo creando la prossima generazione di italiani.